figata, va. 8 gradi alle 7.47, ragazzi. Sono 5 minuti lì sotto. Si lavora sempre, anche di domenica mattina. Io mi licenzio. Ragazzi, ci siamo, Stamattina Focus, grande Focus test 2022 7.9. Curiosissimi, ragazzi. Stamattina si mette a boost dalla partenza e si spegne al ritorno. Se torniamo, se. Quello no. Da 40 volte. Ragazzi. Io. È domenica mattina, No, per dirvelo. Che comunque. Cioè. Sono sfruttato. Eccoci, ragazzi. Ciao a tutti. Ovviamente mascherine. Siamo in negozio. E abbiamo provato questa volta la Focus, la nuova Focus, quindi parliamo di non una bici top di gamma come quelle provate in precedenza, ma un medio gamma, no? Quindi abbiamo un allestimento con una Fox 36 Riding, un Fox Float X, quello Performance, e invece sui freni abbiamo XT 4 pistoni e cambio Shimano 12 velocità. La particolarità di questa bici non è tanto il motore, la batteria, perché ormai Shimano EP8, sia che sia una 630, questa addirittura 720, si può andare più o meno dove si vuole. Il dislivello in questa prova è 1200 metri, sempre in modalità boost. Quindi abbiamo superato tranquillamente, siamo tornati a casa col 45% di batteria, cioè è tornato a casa perché l'ha provata lui. E la particolarità è la nuova cinematica della sospensione di Focus, che ci è sembrata notevolmente migliorata, molto più sveglia secondo me la bicicletta. Le sensazioni ce le dice lui, che l'ha provata lui, quindi parola a Francesco, vai. Roberto con papà Adri. Stavo facendo un appunto sulle ruote. L'unico upgrade sarebbe un 2.5 avanti di HF, un dissector di 2.4. Questa bicicletta è missile terrare. Che solo non basta nemmeno 2.50 Jingle. Dai. Allora, ragazzi, a parer mio è una bici molto molto divertente. Uno, per la batteria, 7.20 con lo Shimano EP8, come diceva prima, è una batteria infinita. Io ho usato sempre la modalità boost, mi sono divertito, sono sceso, ho saltato di qua, di là, ripidi in salita, e la percentuale al ritorno era più del 45%. Quindi anche quello un plus sul divertimento, perché il giro è infinito senza faticare troppo. Poi, come già sappiamo, l'EP8 è un motore molto fluido, quindi un motore che dà anche gusto a essere pedalato. Ma la cosa più sorprendente di questa bici realmente è stato la nuova cinematica, perché è un carro che secondo me, secondo il mio parere, lavora da Dio. Siamo andati sulle piste di casa e ho potuto lì constatare che questa bici è molto divertente. Nonostante al primo impatto può sembrare una bici massiccia, in realtà è una bici che il peso non si percepisce assolutamente, giocosa. È facile da far curvare. Sembrava bella reattiva, no? Molto reattiva, molto reattiva. Le sospensioni, nonostante il montaggio non sia top, come dicevamo, a parer mio lavorano da Dio. Sia la 36 avanti, che è una forcella adatta per quella tipologia di mezzo, perché non è proprio un'endurona, ma è un all mountain, che ci si può fare comunque sia tutto, dallo scassato al flow, alla passeggiata tranquilla. Uguale per l'ammortizzatore dietro, un ammortizzatore che schiaccia molto. Un bel carro reattivo e divertente. Sembra che sia più sveglio il carro rispetto al vecchio modello, quindi che spinga molto, sì, molto più in modo progressivo, ma prontissimo. E quindi ti dà quel feeling di giocosità, appunto, della bicicletta. Feeling fin da subito, ragazzi, fin da subito. Era la prima volta che salivo in sella in vita mia ad una Focus, prima di tutto, e soprattutto a quella tipologia di bici lì. Feeling fin dalla prima discesa. Abbiamo notato che c'è una particolare fascettina dietro il carro, sì, che bisognerebbe sistemarla. Adesso ci siamo accorti proprio provandola, e secondo me bisogna, quando arrivano le bici, probabilmente toglierla
e metterla meglio, o forse era solamente in questa, adesso verifichiamo sulle altre che abbiamo in negozio. Perché? Perché la fascetta con la ruota, con la gomma da 2,60 dietro, che a mio parere è grossa, ma anche lui che Sì, l'ha sì. provata, se una 2,40 sul posteriore è Sarebbe basta e perfetta. avanza, con la 2,60 essendo più larga va a toccare sul cavo del cambio, quindi passa il cavo del cambio e l'ha lacerato infatti. Oh, guarda, senti che casino, Oh, no? come fa? Smetti. Prova Ma è ad andare che è tardi, automatico. è tardi. A fine giro siamo arrivati con un trattore al posto di una bicicletta. Era Come 2,50. vediamo dalle immagini. Niente, però nel complesso, secondo me, promossa. È complesso, Non promossa, promossa. si è ancora capito perché Focus monti DHR, DHR avanti e dietro, indistintamente dalle varie biciclette, perché su Santa Cruz è così, sulle Focus è così. Adesso domani rifaremo un giro e magari cambiamo un attimo terreno, andiamo su un po' di scassatino un po' più pesante. E vediamo anche come si comporta a Sì. livello di angolo di sterzo e cose varie, perché c'ha la possibilità con un flip chip di aprire e chiudere l'angolo di sterzo. Adesso noi l'abbiamo messa in tutta aperta Tutta aperta, praticamente, low. quindi è abbastanza una bici che comunque Ma senti che è una bici che ti permette parecchio comunque, è bella bella stabile, piazzata, bella stabile. piazzata, sì, assolutamente. Andiamo avanti a fare video, questo è il primo di una lunga serie. Buon 2022 a tutti. Ciao! Allora, devi andare davanti senza pedalare, che ti faccio il video. Pedalate consentite solo dopo la prima curva, poi basta, eh? Neanche sul dritto sotto. Sì, Dai, però non mi prestai, apri Gignova, vai. Vai, tutto devo qua. fare il video, vai. E accesa? Sì. Non va. Oh, mamma mia. Mamma mia. Paura, eh? Hai visto? Vedete? La Madonna. Poco. Non la farei mai. Eccola, eccola. Dai.